La farfalla o delfino è lo stile che può essere considerato il più veloce, ovviamente dopo lo stile libero. È uno stile in realtà molto complesso, proprio perché è un'unione tra potenza, forza, coordinazione, fluidità e ritmo, motivo per cui è anche considerato per la stragrande maggioranza delle persone quello più ostile. Motivo per cui sono in tanti quelli a cui piacerebbe riuscire nell'intento di nuotarlo in maniera dignitosa e con un minimo di eleganza. Ma il più delle volte si trasforma in un'estenuante lotta contro l'acqua che non porta a nessun risultato positivo, se non a tanto nervosismo a cui fa seguito spesso una brutta e dura rassegnazione. Vediamo però innanzitutto questo delfino nel dettaglio. Bisogna partire dicendo che è uno stile sincrono e simmetrico, ovvero gli arti, sia superiori che inferiori, si muovono contemporaneamente eseguendo lo stesso movimento, con l'importante differenza che le gambe hanno una frequenza di movimento che è esattamente il doppio rispetto a quello delle braccia. Questo rende fondamentale la coordinazione braccia-gambe, a cui va aggiunta la respirazione per la realizzazione di un avanzamento il più possibile continuo ed efficace. Nel delfino, per effetto della tipologia di nuotata, quindi sincrona e simmetrica, e per effetto della respirazione, come ti ho appena accennato, la posizione del nostro corpo varia notevolmente di più rispetto agli altri stili di nuotata. In particolare è richiesta l'ondulazione del corpo, che negli anni è stata enfatizzata e ricercata in maniera molto eccessiva. In realtà, però, si è visto che più si riesce a rimanere piatti e limitare questa ondulazione, più si è veloci, perché l'obiettivo è proprio quello di far avanzare il baricentro il più possibile in linea retta. Comunque, un minimo di ondulazione e il conseguente uso del corpo che ne deriva è inevitabile, perché permette alla nuotata di essere più economica mano a mano che aumenta la distanza, un po' come succede nello stile libero con il rollio. In ogni caso, quando vediamo i professionisti nuotare questo stile, possiamo tendenzialmente osservare che la posizione del baricentro varia a seconda della distanza di gara. Per esempio, nelle distanze più corte si predilige un baricentro posizionato un po' più a livello dello sterno, e viene notato quindi un delfino più piatto ma dispendioso, mentre nelle distanze più lunghe può essere preferibile avere un baricentro un po' più spostato a livello della zona ombelicale, con un delfino dettato da un'ondulazione dei fianchi maggiore e da un gesto complessivo decisamente più economico. Ovviamente si parla di una tendenza, non è per tutti così, proprio perché non esiste una nuotata standard uguale per tutti, e infatti è sempre bene considerare tutte le possibili variabili intermedie dovute alle caratteristiche individuali. Ma un principiante che non sa minimamente dove rifarsi, anche semplicemente per terminare una vasca senza mai fermarsi, come può fare? Innanzitutto comprendendo il funzionamento e la dinamica della bracciata, della gambata e della respirazione. Ma andiamo per ordine. La gambata a delfino concorre a far sì che l'avanzamento del corpo sia quanto più fluido, continuo ed efficace possibile. Ma non è tutto, perché ciò che permette di trasferire tutta la tua forza e potenza sostiene le braccia ed infine, se padroneggiata nel modo corretto, ti permetterà anche di notare una notevole differenza in termini di facilità del gesto. Ebbene sì, hai capito proprio bene. Se quando nuoti fai una fatica immane, anche soltanto per far uscire le tue braccia fuori dall'acqua, spesso la causa è da ricercare proprio nella battuta delle gambe. Ricorda questo. Sulla gambata ci ho fatto un sacco di video sullo stile libero che puoi trovare sul nostro canale YouTube, ma in tutti, se sei sempre stato attento, ho menzionato in maniera ricorrente un singolo concetto. Ciò che conta per sviluppare una buona e corretta gambata non è la veemenza con la quale cerchi di sbattere i piedi, ma la mobilità della caviglia e il feeling dell'acqua che riesci a percepire sul dorso del piede. È proprio lì dove devi cercare di concentrarti. Nel delfino vale la stessa cosa, quindi gambe belle unite e strette, che però questa volta si muoveranno semplicemente in maniera simmetrica, come se fossero unite da una monopinna. Ma che cos'è di preciso che le fa muovere in maniera così sinuosa ed ondulante? Il cosiddetto moto basculante, che origina dalla nostra schiena e dal nostro bacino. Ecco, senza di questo il delfino non si nuota, ma soprattutto non lo si impara a nuotare. Motivo per cui inizia a svilupparlo e potenziarlo con un semplice pull o una tavoletta tenuta davanti, come in questo esercizio, stando ovviamente attento a ricercare quei focus sulla gambata di cui ti ho appena parlato. Quando riuscirai ad avanzare bene, fluttuando esattamente come un'onda continua e costante, allora vuol dire che sei pronto a costruire un ottimo delfino.
Riportando la gambata nella nuotata completa, va tenuto presente che si effettuano due colpi di gambe per ciclo di bracciata. Uno quando le braccia entrano in acqua al termine del recupero e un altro quando si effettua la fase di spinta. Se sbagli il tempismo è finita e ti ritroverai una nuotata limitata con un solo colpo di gambe per ciclo di bracciata. E siccome i due colpi di gambe sono ugualmente importanti, devono stare obbligatoriamente entrambi. Ne va della funzionalità della tua nuotata. Ma ti dirò di più, a te che non hai quell'esperienza fatta di anni e anni di agonismo e quindi la padronanza del delfino, voglio dare un consiglio. Non pensare esattamente a quando fare il colpo di gambe durante il tuo ciclo di bracciata, perché è un approccio fuorviante che ti porta non altro che una confusione in testa che non puoi assolutamente permetterti. Pensa semplicemente a basculare il bacino come ti ho appena insegnato, ma soprattutto non interrompere mai le gambe, battendole sempre di continuo, e vedrai che automaticamente si semplificherà il tutto. Passando poi alla bracciata, devi sapere che le mani entrano davanti la linea delle spalle e contemporaneamente viene effettuato il primo colpo di gambe come ti ho detto prima. A questo punto le mani agganciatesi all'acqua si dirigono verso l'esterno basso, siamo quindi in fase di presa, e le braccia iniziano così a flettersi sull'avambraccio. In seguito poi a questa flessione le braccia raggiungono la posizione ideale per spingere verso il dietro, cioè quella a gomito alto, quindi la fase di trazione. E contemporaneamente poi le gambe si flettono, preparandosi così ad effettuare il secondo colpo di gambe. A questo punto inizia la distensione delle braccia verso il dietro, aiutate dal colpo di gambe. Ecco allora che in questo momento viene raggiunto il picco di velocità del corpo, favorendo il recupero aereo delle braccia. Perché al termine della spinta viene effettuato il recupero delle braccia, che deve avvenire velocemente con le braccia distese più piatte possibile rispetto alla superficie dell'acqua. Questa è la teoria della meccanica della bracciata a delfino. Quello che però ti deve rimanere e quindi quello su cui devi concentrarti è l'importanza della fase iniziale della parte di presa della bracciata. Questo perché sul gomito alto poi in fase di presa trazione ne ho parlato in altri 1000 video precedentemente usciti sullo stile libero, tra cui uno degli ultimi che parla proprio di come sia imprescindibile al fine di un ottimale avanzamento e di come invece l'errore più comune è proprio quello di tralasciare questo importante aspetto, annullando così completamente la consistenza dell'intera bracciata. Motivo per cui è inutile dilungarsi oltre e a tal proposito ti lascio qua sopra il link direttamente al video. Un'altra cosa poi molto importante nella fase subacquea della bracciata è mantenere sempre le tue braccia e quindi i tuoi polsi e di conseguenza anche le mani sotto la linea delle spalle. Non devi mai lasciare che le tue braccia vadano fuori asse, distanti così dall'asse trasversale del tuo corpo, perché vorrebbe dire perdere il controllo proprio nel momento cruciale della propulsione, andando così a disperdere inutilmente la forza applicata dai muscoli del nostro corpo. Quindi più sott'acqua ti trovi con le braccia aperte verso l'esterno e più ovviamente il tuo assetto è errato ed andrà a compromettere l'intero avanzamento. Infine, per quanto riguarda la respirazione ed il suo tempismo, c'è da dire che molte persone respirano ad ogni bracciata, altre una sì e una no. Il mio consiglio è quello di trovare il tuo equilibrio e quindi sperimentare direttamente su te stesso. Prova a giocarci sopra. Trova e scopri quell'equilibrio che ti permetta di sentirti meglio, più coordinato, fluido, ma soprattutto che ti permetta anche di mantenere lo slancio dato dall'abbinamento bracciata-gambata senza che la nuotata risulti eccessivamente macchinosa, andando così a perdere di efficacia e velocità del gesto per intero. Personalmente, se si parla di sprint da 25 o 50 metri non respiro in pratica mai se non al massimo due volte, perché sì, la respirazione nel suo complesso è un bisogno necessario che però non fa altro che rallentare il flusso continuo di nuotata. E siccome nelle gare veloci si lotta sulla linea dei decimi, a volte anche dei centesimi, allora ecco spiegato il perché quando vedi i campioni gareggiare in TV su gare come 50 metri più o meno tutti tendono a fare una gara, come si suol dire, tutta di un fiato. Quando poi la distanza aumenta
scelta, come per esempio in serie lunghe di allenamento, ecco che allora posso prediligere anche la respirazione ogni bracciata, soprattutto quando sono al limite della fatica, ma comunque sono consapevole che limita il ritmo e sporca un po' troppo la mia nuotata, motivo per cui cerco sempre di mantenere l'alternanza di una bracciata respiro e nell'altra no. Ma questo ovviamente è ciò che vale e funziona per me, anche perché è qualcosa che ho rodato negli anni. Difatti, nel mio personale caso non si sta parlando di un delfino per principianti. Ciò che comunque tu devi tenere bene in considerazione è che quando non respiri, la testa deve mantenersi semplicemente neutra, seguendo quello che è l'asse lineare del tuo corpo. Non devi nemmeno pensarci, vieni da solo, evita altri movimenti inutili e superflui. Mentre quando vuoi respirare, basta alzare la testa nel momento in cui le spalle sono naturalmente più alte, cioè alla fine della spinta, come se tu dovessi strisciare il mento nell'acqua. Non devi impennarti. Semplice, nulla di più, ma di fondamentale importanza, anche perché quando si parla di respirazione e di tempismo nella nuotata delfino, voglio dirti che questo aspetto, se non imparato a padroneggiare correttamente, rischierà di distruggere e compromettere per intero la tua nuotata delfino. Perché puoi avere un sacco di potenza nelle gambe e una presa di bracciata ottimale, ma se tutto ciò non è coordinato con il giusto tempismo della respirazione, il risultato che ne verrà fuori non sarà di certo all'altezza delle aspettative. E vedremo così una nuotata magari anche con un buon potenziale, ma del tutto scoordinata ed assolutamente da ricalibrare. In conclusione, con te che sei arrivato alla fine di questo video, voglio darti un esercizio bonus che utilizziamo con molti atleti in Swimprove per lavorare contemporaneamente sul basculamento e sull'efficacia di bracciata e quindi sulla coordinazione di queste due componenti con la respirazione. Un esercizio davvero molto completo ed utile per imparare a nuotare il delfino correttamente. Ecco qua, partenza dall'acqua con la classica posizione in scivolamento, battuta di gambe continua e fluida e concentrati sulla fase di presa, trazione e spinta forte oltre la linea dei fianchi. Tra un movimento e l'altro il recupero della bracciata viene eseguito sotto la superficie dell'acqua in maniera molto semplice, lasciando strisciare le braccia lungo il corpo così da riportarle davanti pronte a spingere nuovamente. La respirazione poi viene inserita al momento del bisogno con la giusta coordinazione e tempismo, come in una nuotata completa, esattamente come ti ho spiegato prima. Eccoci quindi giunti alla fine di questo mega video. Se vuoi approfondire il mondo Swimprove, entrare a far parte di una community popolata da nuotatori che hanno veramente voglia di migliorarsi in acqua, ti invito a cliccare nel link in descrizione e vedere che cosa ho preparato per te. Io spero che questo video completo sul delfino possa esserti stato veramente d'aiuto, quindi ti invito a lasciarci un bel mi piace, condividere questo video con chi pensi che possa averne magari bisogno e soprattutto iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto. Ciao!